caso notate un cambiamento nello sfondo, nel background? Non lo so, qualcosa di nuovo? E ora è ufficialmente un canale disagiato. Ciao tempeste, benvenuti in un nuovo video. Questo è finalmente, lo so che me lo richiedevate da un casino di tempo, che se mi seguite su Instagram sapete tutto il discorso che vi ho fatto nelle stories, tra cui fra le tante cose vi ho anche detto che per questo genere di video in cui ci sono i vostri audio ci vuole più tempo, perché me ne avete mandati migliaia. Qui c'è ormai buongiorno, il computer che mi manda notifica, lasciate perdere. Ci vuole più tempo perché me ne avete mandati migliaia. E oggi parliamo appunto dei disagi delle persone che portano gli occhiali. E quello che io vi chiedo ogni volta è di mandarvi appunto un messaggio vocale rispetto al tema di cui parleremo la prossima volta. Quindi da oggi, da adesso, da dopo questo video, mandatemi pure tutti quanti i vostri audio all'indirizzo mail che trovate qui sotto e la prossima volta parleremo dei disagi di chi è figlio unico. Io non sono figlia unica, ho un fratello, quindi sarò curiosissima di sentire quali disagi, tra virgolette, hanno queste persone. Ovviamente vi chiedo qualcosa di personale, cioè magari un aneddoto, qualcosa che vi è successo, non situazioni in generale, perché i luoghi comuni, insomma, più o meno li conosciamo tutti, ma vorrei sapere qualche vostra esperienza. E ovviamente sapete che siete totalmente anonimi, quindi potete tranquillamente parlarmi liberamente, tanto non dirò il vostro nome o la vostra città o qualunque altra cosa. Li ho messi tutti quanti in una playlist e adesso li ascolteremo qualcuno dei migliaia e migliaia a caso, semplicemente facendo partire la playlist. Like per i disagi, cioè per i vostri disagi questa volta, beh sì, non per i miei. Più like vedrò qui sotto, più saprò quanto vi piace questa rubrica e iniziamo. Ciao Nadia, il disagio più grande secondo me è di portare gli occhiali proprio quando non li indossi. Tutti sono convinti che una persona che porta gli occhiali sia cieca automaticamente. Vero. Quindi ti fanno i numeri con le dita e, per vedere insomma se ci vedi. E dicono: che cosa vedi? Un cretino dietro una mano. Bravi. Questa è la mia risposta tipo. Cioè dovete entrare nell'ottica, ci sta bene, entrare nell'ottica, occhiali. E chi porta gli occhiali in realtà non è che ci vede di meno, vuol dire che ci vede bene a quel punto. Quindi voi che non portate gli occhiali, cioè nel senso, loro ci vedono meglio. Ciao Nadia, l'esperienza più brutta che ho avuto quando avevo gli occhiali è stata quando ho paura. Ero su un ponte con mio fratello e stavamo giocando e io, per far finta di spingerlo, presi la rincorsa, solo che lui si spostò e quindi io mi affacciai troppo verso il ponte e i miei occhiali caddero giù. Sono caduti dentro l'acqua. Ho capito il tuo disagio, ho capito la dinamica, però ti prego, non giocate mai a questi giochi, non giocare mai più a questi giochi. Cioè, eravate su un ponte, se al posto degli occhiali cadevi tu insieme agli occhiali. Ciao Nadia, allora io ho gli occhiali e gli occhi celesti e ti racconto una cosa che mi è successa forse 4 anni fa, sì, alla fine della terza media. Dopo gli esami praticamente c'era questo mio compagno che è venuto a trovare un ragazzo che abita nel mio condominio e ci siamo incontrate, abbiamo parlato e tutto. A un certo punto, guardandomi, mi fa: togliti un momento gli occhiali. Io me li tolgo, rimane per un po', per qualche secondo a fissarmi e poi mi fa: no, ma tu hai gli occhi azzurri. Cioè, il mio disagio. Buongiorno! Quindi, perché la gente non vede mai il colore dei miei occhi? Perché non, dagli occhiali non lo so per quale motivo, ma tutti mi dicono che i miei occhiali nascondono il colore dei miei occhi. Nascondono. Manco fossero occhiali da sole, però. Infatti, vabbè. Ok, un conto è se conosci una persona al momento, lì per lì, ma è un conto se la conosci tipo da 3 anni, perché mi ha detto alle medie, alla fine delle medie era un suo compagno di classe, cioè tu adesso la guardi dopo 3 anni, buongiorno, benvenuto nel mondo. Ciao Nadia. Sicuramente il disagio più grande per quanto mi riguarda è stato durante il viaggio di ritorno dall'Austria. Io abito a Lecce, il viaggio era in pullman, quindi tantissime ore di viaggio. Ero talmente stanca che mi addormentai in pullman con le lenti a contatto. Non ti dico il disagio, anche perché accanto a me c'era il ragazzo che mi piaceva. Al risveglio ovviamente era come se avessi 2 pezzi di plastica negli occhi e le lenti erano inutilizzabili, gli occhi mi bruciavano. Ma mi viene da ridere perché dimenticai completamente di aver applicato la mucchina sulle mani e con le mani stesse ovviamente cercavo di togliere le lenti. E quindi gli occhi iniziarono a bruciarmi ancora di più, li avevo tutti rossi e il ragazzo accanto a me, poverino, cercava di aiutarmi, quindi FDM colossale. Immagino il ragazzo che era lì, che faceva: aspetta, ti aiuto io, ti hai aperto l'occhio, tu così davanti alla tua crush. Ciao Nadia, allora oggi sono qua per raccontarti il più grande disagio delle persone che portano le lenti a contatto, ma non quelle normali, le lenti a contatto colorate.
Allora, io personalmente non ho nessun problema alla vista, ma l'indosso semplicemente perché mi piace cambiare il colore dei miei occhi di mese in mese. Allora, sicuramente il più grande disagio delle persone che come me portano le lentine colorate sono le persone che, quando magari ti stai facendo una tranquilla passeggiatina in Duomo, Tranquilla. serenamente, riferimenti ovviamente casuali, ti fermano complimentandosi per questi occhi meravigliosi, stupendi, mai visti prima, e tu in quel momento non sai se effettivamente sentirti felice perché ti hanno fatto un complimento, triste perché ti hanno fatto un complimento su qualcosa di finto, o sorpresa perché in quel momento avevi le lentine di un colore talmente innaturale che anche i sassi si sarebbero accorti che erano Eh finte. sì, perché magari c'hai le lentine rosso fuoco, la gente ti ferma. Oh mio Dio, ma che occhi particolari che hai, come sono belli! Ma forse sono lentine, non lo so, o vengo dall'inferno o sono lentine. Ciao Nadia, una volta quando giocavo a pallavolo portavo ancora gli occhiali, adesso ho le lenti a contatto perché era tipo il primo anno e non avevamo perso ancora tanto di miopie. E stavo giocando sta partita e stavo facendo l'alzatrice. Ad un certo punto, per alzare la palla alla mia compagna, prendo anche dentro gli occhiali e li faccio volare in tutto il campo e si sono messi tutti a ridere. Scusa se rido anche io. A me è successo una volta, cioè sempre se non sbaglio giocavamo a pallavolo, però eravamo in cerchio, no? Giocavamo ad alzarci la palla con il cerchietto, avevo un cerchietto e ho tirato il cerchietto e la palla. Ci sta, nessuna FDM particolare, però immagino appunto che tu eri lì ad alzare la palla così e prendi stanghette degli occhiali e tutto e tiri via tutto, ciao. Ciao Nadia, ti voglio raccontare una volta in cui gli occhiali furono una vera e propria salvezza e non un disagio. Scivolai e la mia faccia andò a finire contro uno spigolo. Meno male che avevo gli occhiali, se no lo spigolo mi sarebbe entrato negli occhi. Certo. Tutto si è risolto cambiando le lenti in quanto si era un graffio enorme. Però Certo. grazie a questo sono riuscita a non danneggiare l'occhio. Ti voglio bene, un Anch'io ti bacio. voglio bene e soprattutto stavo pensando che, cioè, sti occhiali sono fonti di disagio, ma proprio, cioè, fisico, pericoloso. Fra quello che si buttava dal ponte e tu che stavi per perdere la vista, oh mio Dio. Ciao Nadia, sono Sofia, e un bacione da Bologna e ti volevo raccontare che io ho gli occhiali e un episodio è stato molto imbarazzante, è stato quando ho baciato un ragazzo e avevo gli occhiali quella volta e allora cioè Immagino. lui si è bloccato perché gli occhiali, cioè, non riusciva a passare e quindi, cioè, non è Così. riuscito a baciarmi per Aiuto. questo. E quindi io sono scappata via piangendo perché, non, cioè scusa, non, cioè, ci sono rimasta troppo Ma male. allora, prima di tutto non ci devi rimanere tu male perché l'imbecille era lui, cioè nel senso è che cavolo, cioè gli occhiali sei lì e ti sporgi un attimo, cioè non sarai né la prima né l'ultima con gli occhiali che si dà un bacio, quindi stai tranquillo. Al massimo lei dice perché non ti togli gli occhiali? Comunque vabbè, sicuramente è meglio perderlo. Ciao Nadia, un disagio delle persone con gli occhiali? Bene, è che quando fai la doccia non riesci a leggere le etichette dei saponi e finisce che ti lavi i capelli con il gel per barba. A me è successo, e per levarlo. Col gel per barba! E com'è? Facci sapere, cioè, nel senso, dovesse mai capitarmi, cioè, una volta nella vita, che cosa ne sai? Poi come l'hai tolto, no? Facci sapere, così, insomma, è una cosa utile. Come episodio per quanto riguarda il disagio di portare gli occhiali, ricordo che un giorno per una grossa marachella che ho fatto, mia madre mi tirò uno scappellotto che ebbe come effetto non di farmi male, ma di far cadere gli occhiali, che si ruppero, e non Ah, solo si ruppe la stanghetta, che è ecco. tipico, no, ma anche le lenti, quindi mi è toccato andare un mese a scuola con gli occhiali vecchi, che non si devono mai buttare, tutti quelli che porteranno gli Vero. occhiali saranno d'accordo con me, e in più, non solo non vedevo bene con gli occhiali vecchi, e non solo mia madre dovette comprare quelli nuovi, quindi soldi persi, ma in più quelli vecchi erano anche magari corti, perché chiaramente crescendo cresceva anche la faccia. Secondo, cioè, se fosse successo a me, mia madre si sarebbe incavolata il doppio perché avrebbe dato a me la colpa della rottura degli occhiali. Avrebbe detto: vedi, per costringermi a darti uno scappellotto, adesso che hai rotto gli occhiali, te ne do altri 200, ovviamente. Ciao Nadia, ti volevo raccontare una mia figura di M con gli occhiali. Vai, sono Ero pronta. a Romix e stavo per abbracciare uno youtuber che non avevo mai visto, quindi ero parecchio emozionata. L'ho abbracciato forte e mentre l'abbracciavo si sono storti gli occhiali e stavano per cadere. E gli stavo facendo anche male.
E quindi dopo vedevo che si toccava dove avevo preso quegli occhiali, ho fatto scusami, scusami, e lui, scusa, no, scusa a te, che ti ho rotto gli occhiali, io, no, no, tranquillo. Dolcissimo. È stata secondo me una figura di Emma assurda. No, dai, perché abbracciando è ovvio, sapete? Allora, anche quando facevo i firmacopie, mi ricordo che un sacco di voi avevano gli occhiali, no? E abbracciandomi, magari essendo un pochino più bassini, abbracciandomi qui al petto, sentivo i loro occhiali conficcarsi nel cuore. Però lì per lì, cioè, neanche ci fai caso. Anzi, io mi ricordo che forse una volta avrò pensato, chissà se gli occhiali sono ancora integri, perché insomma mi sarebbe dispiaciuto che nell'abbraccio impetuoso si fossero rotti gli occhiali. Il disagio più grande che io abbia mai avuto con sulle lenti a contatto è stato quando mi sono addormentata con le lenti a contatto e la mattina dopo mi sono svegliata pensando di vederci di nuovo. Era tutta felice quando mi sono resa conto che avevo le lenti a contatto su ed è stata una cosa tristissima. Miracolo! Allora, Nadia, l'unico disagio di avere gli occhiali è che, avendo gli occhiali rotondi, ovviamente assomigliano un po' a quelli di Harry Potter, tutta la classe usa i miei occhiali per fare le scene di Harry Potter ogni giorno. Come per fare le scene? Essendo in 20, ci mettono un po' di tempo, quindi tutta la lezione io sto senza occhiali e non vedo una ceppa alla lavagna essendo miope. Quindi tutti i giorni tutti mi chiedono di provarsi gli occhiali, tutti iniziano a fare le scene di Harry Potter. Essendo l'unica della classe ad avere gli occhiali, mi sento un po' a disagio, ma proprio a guardare le scene di loro che fanno Harry Potter. Cringe. E non avendo gli occhiali tutta la lezione, i professori mi chiedono: ah, oggi ti sei levato gli occhiali, come mai? Ti sono messo le lenti a contatto? No, si stanno provando tutti i miei cacchi di occhiali. Se lo vuole sapere, però. Pensavo a lei così, cioè in uno stato tipo che li guardava così, loro con gli occhiali che si saltavano a fare le scene di Harry Potter, tutti e 20 poi. Quando hai gli occhiali e le ciglia troppo lunghe, quindi le ciglia ti toccano la lente e si dividono, e in più si curvano verso il basso e non verso l'alto come le persone normali. E già io non ce le ho curve, ci si mettono pure gli occhiali. No, è vero, sta cosa delle ciglia, che se metti il mascara e quindi si allungano le ciglia, magari hai già delle ciglia lunghe di tuo, vanno a sbattere contro le lenti, cioè magari si sporcano anche gli occhiali dalle lenti, dalla parte interna di mascara. Però no, la cosa che si dividono mi mancava, cioè neanche le acque del Mar Rosso. Ciao Nadia, questo audio è per il video sui disagi delle persone che hanno gli occhiali. Se ti chiedi perché la mia voce è modificata è solo perché non volevo farla sentire. Io principalmente ho trovato tre disagi nell'avere gli occhiali. Il primo è che se qualcuno sta guardando qualcosa da lontano e tipo tu dai la tua opinione e dici cosa vedi tu, quella persona lì ti dice ma cosa ne vuoi sapere tu che c'hai gli occhiali? E io Oh, mi viene stra l'ho da detto pensare, all'inizio ma del sei video. scemo? Cioè, appunto perché ho gli occhiali vuol dire che magari ci vedo anche un pochino meglio di te, che ne sai che non hai perso tipo due diottrie e non Giusto, lo sai neanche. La giusto. seconda cosa che fa arrabbiare è quando ti chiamano quattro occhi. Ho un nome, non mi chiamo quattro occhi. E la terza e Chiama ultima il cosa che mi collettiere. fa arrabbiare perché ho gli occhiali è perché quando qualcuno ti dà per secchione per forza, comunque sia quello che non ha mai voglia di uscire, quello È vero. sfigato e cose così che sono stereotipi comuni, fanno troppo arrabbiare. Cioè, non sono un secchione perché ho gli occhiali, non ha senso. Se mai lo posterai, ti ho già risparmiato il lavoro di tagliare l'audio visto che l'ho già tagliato io perché ho un programma e so come si fa visto che ho anche un canale. E niente, ciao. C'è lo stereotipo che chi porta gli occhiali per forza è uno a cui piace studiare, forse perché pensano che chi porta gli occhiali è perché magari si è rovinato la vista, non so, leggendo troppo, scrivendo troppo, che ne so. In realtà, se adesso ci penso, tutte le persone con gli occhiali che io abbia mai conosciuto, forse erano quelle che a scuola andavano peggio. Allora, un disagio che ho vissuto io personalmente riguardo gli occhiali è che sicuramente, allora, quando hai gli occhiali tendi ad aggiustarteli con la mano ogni tanto, no? E la cosa bella è che quando li togli, puntualmente te li aggiusti, aggiusti l'aria e rimani con le mani tipo sto scattando una foto e la Esatto. gente ti guarda strano, giustamente, questo è un disagio proprio comune. È vero, ciao. Ma, scusa, ma cos'è il nuovo modello della GoPro, quella invisibile? Il mio disagio con gli occhiali è stato quando avevo più o meno 7 anni. Ero a scuola e sono dovuta andare in bagno. Al momento di tirare l'acqua, però, i miei occhiali sono caduti nel water. Quindi sono dovuta andare da una bidella a chiedere un guanto. Sono poi tornata in bagno velocissimamente, sperando che nessuno avesse tirato l'acqua, perché se no avrei potuto dire addio ai miei occhiali. Per Certo. fortuna, però, erano ancora lì. Quindi li ho tirati fuori e li ho lavati. Quando ero sicura che fossero abbastanza puliti, li ho rindossati e sono tornata in classe.
Però ovviamente ci avevo messo tanto, quindi la maestra mi ha chiesto spiegazioni e io ho dovuto raccontare tutto di fronte alla mia classe. Allora, usate la scusa del mal di pancia perché credetemi funziona sempre. Ciao Nadia, oltre a dirti che ti seguo da poco ma già sei il mio idolo, ho visto tutte le serie. Il disagio più grande per una persona che ha gli occhiali e lavora in cucina, oltre ad avere gli occhiali costantemente appannati dal vapore, giusto, è che una volta mi caddero gli occhiali nell'acqua bollente a 180 gradi o forse più, e nel mentre li raccoglievo, oltre a bruciarmi, mi si è sciolta la plastica della lente, diciamo, se così si può chiamare. Non sto qui a dire disagio ed FDM perché tra parentesi ero al lavoro. Ok, ascoltiamo l'ultimo. Ciao Nadia, il mio disagio nell'avere gli occhiali è che io non ho nessun problema di vista. Infatti li porto soltanto perché stanno molto bene con il mio outfit che porto di solito. Che e perché mi danno un'aria un po' più seria. Però il problema è che la mia ragazza, anche lei porta gli occhiali, però lei gli mancano un sacco di gradi. Quindi e quindi mi insulta sempre e mi manda un sacco di colpi perché vorrebbe essere al mio posto. Mi ricorda tantissimo, ma una persona a caso, cioè non vale neanche la pena nominare me, che quando andavo alle superiori c'è stato un periodo, credo che ci sia ancora adesso questo periodo, in cui cioè andavano tanto di moda gli occhiali da vista, anche se tu non avevi, cioè, problemi. Quindi molte persone si facevano comprare proprio gli occhiali da riposo, giusto per mettere gli occhiali. E io con i miei genitori finsi di avere un calo di vista, o andai a fare proprio la visita oculistica e finsi di non vedere tipo uno o due lettere, o comunque di vederle male, e mi diedero appunto degli occhiali, cioè mi prescrissero appunto, cioè mi dissero che avrei dovuto mettere, volendo, degli occhiali da riposo perché si affaticava la vista. Dopo un po' io avevo finto, vedevo tutto bene, io devo essere sincera, ho 10 decimi, però finsi perché volevo farmi comprare ovviamente la montatura e anche le lenti dai miei genitori. Se non sbaglio ancora oggi mia madre mi dice: ma ci vedi bene ancora? Non è che ti sei aggravato? Io: no mamma, ma non ancora benissimo, gli occhiali da riposo. Se mi stai guardando ora, mamma, ciao, ti voglio bene, ero un'adolescente pazza e la cosa non è migliorata. Ok ragazzi, ne abbiamo ascoltati davvero tantissimi e vabbè, io ovviamente sono veramente lo 0,0001% di tutti i migliaia di vocali che mi sono arrivati. Io spero che comunque in generale questo video vi abbia tenuto compagnia, fatemelo sapere con un like e soprattutto aspetto i vocali delle persone che sono figlie uniche. Un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su questo disagiatissimo canale, in cui ogni tanto oltre ai miei disagi ci sono anche i vostri. È fantastico, siamo una famiglia unita. Here we go.